Bentornati a tutti ragazzi nel canale di due semplici ragazzi, sono Duet Folle su Emergency 4 113 submod. Come avevo già anticipato, ho perso i salvataggi, quindi ci tocca ricominciare tutti i turni da zero. Almeno diciamo che si è resettata la mappa, questa è l'unica cosa pro. La cosa contro è che potrebbe appunto succedere gli stessi eventi che abbiamo già portato a termine negli episodi precedenti. In questo caso abbiamo una persona a terra, mandiamo subito un'ambulanza a rispondere. Ovviamente le prime emergenze sono sempre non correlate con la mod, in questo caso appunto 118. Ci manca solo che nella 118 bisogna andare a prendere i malviventi, magari succederà. Mettiti la crociera. Non mi convince molto l'audio, forse è troppo alto. Scusate un attimo, procedo ad abbassarlo. Per gli amanti delle sirene dedico questo pezzone, questo spezzone. Ovviamente non so che cosa abbia, quindi magari è grave, è più grave del previsto. Andiamo ad assicurarci sul paziente. Le sue condizioni. Sta benissimo, perfetto. Carichiamolo velocemente, portiamolo via, che abbiamo altro da fare, abbiamo tantissime cose da vedere in questo turno e spero che siano appunto innovative. Quindi non perdiamo tempo e ospedalizziamo all'istante. Tanto le pattuglie continuano il loro lavoro. Tribunale, la situazione per ora è sotto controllo. Qualche giornalista, ma qua ci sono eventuali avvocati che stanno aspettando, qualche personaggio di scorta, qualche vettura ministeriale e via via discorrendo. Anche nel centro storico tutto tranquillo, abbiamo la nostra classica pattuglia 004, la volante 4 che sta procedendo. In caso c'è anche la volante 6. Perfetto, perfetto, perfetto. Ma andiamo in controllo la 2. Anzi, la stradale. Li facciamo fare questo pezzettino di quartiere. Tanto l'ambulanza ha ospedalizzato. E noi attendiamo. I carabinieri sono qui. Tutto a posto. Procede tutto per il meglio. Attenzione, rissa. Segnalato una rissa al centro commerciale. Ma andiamo subito sul posto. La volante della polizia, contattiamo anche la polizia locale in supporto. L'aggressore lì. Volante 1 sul posto. Ricevuto volante 1. Ok, c'è già un ferito, quindi contattiamo immediatamente un'ambulanza. In questo caso mandiamo la Croce Verde Pavese. L'aggressore intanto continua a menare la gente. Anche la polizia locale si trova sul posto. Sospetto in custodia, intanto mi segnalano. Perfetto, quindi portiamola fuori. Allontaniamo la gente dal ferito. Tanto che l'ambulanza sta arrivando. Qui c'è l'aggredito che sta scappando in caserma a lasciare la deposizione. Tanto l'ambulanza è arrivata sul posto. Facciamo prendere il borsone a due di loro. Uno lo mandiamo ad assistere il paziente, l'altro invece si occuperà dei poliziotti feriti. Tanto mandiamo anche con gli agenti del locale, possono anche tornare proprio alla base. Tanto piove. Voi andate pure. Ok, finito il trattamento sul primo poliziotto, andiamo a farlo anche sul secondo. Rimasto coinvolto appunto nel tentativo d'arresto. Prepariamo la spinale, che ce ne sarà bisogno per il paziente che non riesce a camminare, quindi iniziamo a spinalizzarlo subito.
Attenzione, scippatori nella zona, volante 06, siete la più vicina, quindi correte a prenderlo. Sta scappando nel parco. Gli stanno tipo correndo dietro. Dai che ce la fai! Corri, corri, corri! A posto! Visto che con le buone maniere se... Si fermano tutti? Hai visto? Vai, riportiamolo alla macchina. Tanto qui come siamo messi. Boh, perfetto. Possiamo andare a prendere la spinale. Cioè la barella e caricare il paziente che è tutto a posto. Tanto la volante 1 direi di portarla in pattuglia. Qui carichiamo il sospetto. Andiamocene in questura a rilasciarlo. Notate i cali di FPS mentre seleziono il veicolo. Ma forse so a cosa sono dovuti. Appunto, alla crociera. Porta in questura il sospetto. Qua c'è ancora il ferito da caricare che è qui dalle 5 del mattino. La volante può tornare in pattuglia. Possiamo andare? Possiamo andare. Questo è un giallino, eh. Attenzione, scontro evitato tra polizia e vigilanza. Meno male, altrimenti scappava la sparatoria, sicuro. Qui come va? Il sospetto è stato rilasciato. Andiamo in pattuglia anche la 06. Perché la chiamo 06? Allora, i numeri sono tre cifre. Ossia 006, io la chiamo 06, invece volante 6. Perfetto, rieccoci qua con persone tenute in ostaggio ancora nello stesso punto dell'episodio 1. Questa volta però ce la sbrighiamo più in fretta, evitando che soggetti aprano il fuoco. Mandiamo subito la squadra mobile a fare il lavoro sporco. Facciamoli mettere il gap comunque, che non si sa mai. E direi di chiamare in rinforzo un'altra pattuglia, ma mi sembra che stia già arrivando. No, non sta arrivando. Va bene. Parcheggiamola qua. Ovviamente li bardiamo per bene, altrimenti non c'è gusto. Pistola fuori. Mettiamoli in assetto di copertura. Che poi non si stanno riparando su niente, eh. Più una cosa scenica mia. Mentre voi lo andrete a prendere. Intervenite ora perché sta già sparando su qualcuno. Autorizzazione a rispondere al fuoco ricevuta. Ottimo. Entriamo dentro a controllare che sia tutto libero e che gli ostaggi stiano bene. Contattiamo immediatamente un'ambulanza, ancora in questo caso Croce Verde. Si segnalano una rissa intanto nell'università.
Chiamiamo una pattuglia di rinforzo perché all'università potrebbero esserci più coinvolti, quindi servirà una mano. Penso che siano partiti i soliti carabinieri con la Fiat Bravo. Ma non è un problema, va bene tutto. Dov'è l'aggredito? Eccoli. Ma sono sempre ragazze che spicchiano. Che picchiano la gente. Anche con la commerciale. Una donna. Adesso una ragazza che sta picchiando i ragazzi. Cazzo. Cioè, che sta succedendo? Ovviamente fa resistenza. Anche in questo caso, poliziotto ferito. Vabbè, abbiamo già avvertito un'ambulanza anche per lei. Quindi, nessun problema. Qui l'ambulanza invece per il nostro sequestratore è arrivata. Anche qui procediamo al trattamento tramite spinale e caricamento. Gli ostaggi stanno tutti bene. Adesso verranno presi da parte e tranquillizzati, eccetera. Verranno fatti evacuare dalla zona. Non ce ne occuperemo noi, ovviamente. Noi adesso pensiamo a caricare il sequestratore e andarcene. Sì, sta benissimo. Allora, rimuoviamo i nostri MP5 dalle mani degli operatori per evitare possibili bug. Facciamoli ritornare in pettorina. Tanto direi che anche loro possono cambiarsi e tornare in uniforme senza il giubbotto antiproiettile. Perfetto. Voi tornate in questura. La volante 1 riprende la pattuglia. Appena non mi investite il poliziotto, che se no sono nei guai. Tu ritorni in questura. Adesso ritorniamo sul nostro aggredito in università. Prendiamo il borsone. Andiamo ad aiutarlo. Affidiamo il sospetto ai carabinieri. Medichiamo anche il poliziotto che ha placcato il nostro soggetto. Voi potete tornare in caserma. Prendiamo la... Cavolo, l'ha ferito bene. Spinale. Tanto in questura la 06, come la pattuglia 6, come vedete, ha parcheggiato. La squadra mobile è tornata adesso. Il paziente può essere caricato in ambulanza appena possibile. Direi di iniziare a preparare la barella. Se, penso che se mi laggava prima con le luci della 159 in crociera, se attivo quella della Bravo, mi scoppia il gioco perché sono tipo 60 luci solo nei lampeggianti. Deve essere perché ho messo il gioco in un nell'hard disk esterno, quindi secondo me ci mette più tempo a caricare e leggere quello che succede in game, per questo mi fa il calo di FPS. Già caricare ci è voluto più del normale, ossia ben 10 minuti, di solito ce ne vogliono 2 o 3. Pacco sospetto, allarme bomba. Che nottata, gente. Allarme bomba nel pieno parco con sospetto armato e guarda caso è pure una donna. Cioè, non per fare il sessista, ma qui la criminalità. Altro che soggetti barbuti, rozzi e violenti, no no. Ci manca solo che spara. Almeno quello. Almeno quello. Contattiamo subito gli artificieri prima che ci esploda il pacco sotto il naso. Sono artificieri, sì. Contattiamo anche la prevenzione crimine che di solito li muovono sempre insieme perché comunque arrivano da fuori. La pattuglia di supporto l'abbiamo già chiamata. Eccola qui. Deviamo il traffico e mettiamo in sicurezza anche la zona. Quante ne sono arrivate?
Beh, dai, credibile. Identifichiamo il pacco sospetto. Intanto carichiamo. Facciamoci mandare anche un'ambulanza. Tanto il pacco sospetto. Dov'è? Eccolo. Eccolo lì. Sempre la solita valigetta classica. Arriva la prevenzione crimine spalettando. Facciamo cambiare subito i nostri artificieri indossando la tuta EOD. Perfetto, io avrei affidato il sospetto a Milano, possiamo farlo scendere? Portiamolo direttamente a Milano così le fanno il culo doppio. Che è già una cosa grave mettere una bomba. Noi invece pensiamo a disinnescarla prima che ci esploda in faccia. Anche l'ambulanza è arrivata, parcheggiamola un po' meglio magari, tipo qua. Tanto una cosa sola dovete fare. Ho evacuato il ferito all'università, sì. Ok, non me lo ricordavo più. Segnalati diversi scippatori. Ovviamente rubano le... Porca. Ho già detto delle ragazze che vanno in giro armate. Sì? L'ho già detto? Ok, benissimo. Stacchiamo il reparto prevenzione crimine e mandiamolo sul posto perché tipo qua sta succedendo un macello. C'è una persona, una ragazza armata di pistola che sta scippando altra gente. Ci manca solo che apra il fuoco e... E poi l'abbiamo vista. Ecco, appunto. Adesso ho una missione per voi. Tu vieni a Milano con me, così fai compagnia alla donna che ha messo la bomba. E potete tornare alla base, in sirena. La polizia locale, invece, facciamo spostare la gente in mezzo alla strada perché sennò si buggano i veicoli civili. Li facciamo mettere al marciapiede, assicurandoci appunto che non ci siano altre persone in mezzo alla strada. Non dovrebbero essercene. Guarda qua, il gruppone. Se ci sono questi cali di FPS appena seleziono la macchina che sono incredibile. Facciamo la mano così è più sicuro. Poi, dunque, cosa... Ok, gli artificieri possiamo cambiarli. Qua tipo ci sono mille pattuglie. Adesso bisogna selezionare man mano gli operatori per evitare di non sbagliare il mezzo. Abbiamo altre missioni... No, non abbiamo missioni in corso, quindi teniamocele buone. Facciamo cambiare gli artificieri. Allora, volante 1. Questi sono volante 2. E voi potete tornare in pattuglia. Volante 1. Voi siete della volante 6, tornate invece in questura. Voi siete artificieri, tornate a Milano. E tu sei volante 1. Perfetto, volante 1, volante 1. Tu torni in questura. Tu torni in pattuglia. Segnalata una persona a terra. Probabilmente in questa casa, in questa abitazione, quindi contattiamo la verde, la 403, mi sembra di non averla ancora chiamata. Qui notare lo sfrattato di casa a cui stanno tirando giù la roba dal balcone. Attenzione. Abbiamo un episodio di bullismo in corso adiacente all'edificio del chiamante. Mandiamo subito una pattuglia in posto per appunto controllare la situazione. Magari la mandiamo in crociera così fa scena. Tanto l'ambulanza sul posto.
Avete visto come trasla col coma? Ok, adesso vi spiego una cosa. Tanto che fatemi identificare il paziente, fatemi vedere se è grave, e poi vi spiego cosa è appena successo nel parcheggio. Appunto, è gravissimo, mandiamo subito la VLV. La VLV. Allora, dovete sapere che questi veicoli non hanno una fisica, o meglio, hanno una fisica, ma non sono piantati a terra. Quindi, se qualche oggetto li urta, succede questo. Ecco, avete appena visto. Adesso non so se tirandoli via col carro attrezzi dovrebbero venire via. Credo. Tanto qua c'è una in mezzo alla strada che blocca il traffico. Che modo del cacca. Che modo di cacca, veramente. Fa schifo. Boh. Senti, ma tu vai in parcheggio in questura, va che qua ce n'è già una. Il suicidio in corso pure. Ah sì, allora dovevo vedere se funziona. E non li fa rimuovere perché appunto. Ah, è vero, questi non sono veicoli, sono oggetti. Quindi rimarranno lì per sempre finché non mi crasha il gioco. Occupiamoci del suicida intanto. Visto che manca il telone d'assalto, il classico cuscino da aprire, dovete mandare sul posto l'autoscala. Qui c'è già la 04 che è ferma da anni. Mandiamola in posto. E recuperare il soggetto, l'aspirante suicida tramite l'autoscala. Qui mandiamo la VLV. La VLV. Facciamo anche lavorare l'infermiere sul paziente. E anche uno della CV. Allora, la pattuglia sul posto. Attendiamo i vigili del fuoco. Cambio. Ci deve essere qualcun altro in mezzo alla strada, vero? Oppure ha fatto cilecca al semaforo. Vabbè, non è grave. Mandiamo un carabiniere sul posto a dirigere il traffico. Come voi mi direte, un carabiniere a dirigere il traffico, altro che ingorgo. Ma quelli della 113 sono affidabili, state tranquilli. Ok, vigili del fuoco, siamo sul posto. Perfetto. Ok, recuperiamo il nostro aspirante suicida. Redirezioniamo anche il traffico, sennò qui muore emergency. Penso che abbia fatto cilecca al semaforo. Se non il veicolo proprio. Ha fatto cilecca al veicolo. Oddio, vabbè, qualcosa mi invento. Recuperiamo il suicida. Appunto, col vigile del fuoco lo mandate dentro. Gli date il comando di prenderlo e ve lo tira giù. E tramite il poliziotto lo arrestate e lo porterete in questura. Ovviamente assicuratevi che in questura ci sia il posto, altrimenti crasha. In questo caso è libero, quindi nessun problema. Porta in questura il sospetto. L'autoscala la facciamo smontare. Appunto, la facciamo smontare. Ok, vigili del fuoco rientrano alla base. Qui intanto ridirezioniamo un attimo il traffico da entrambe le direzioni. Adesso penserò a qualcosa. Qua il ferito in che condizioni è? Pronto per il trasporto. Quindi carichiamolo e andiamocene. Che casino, mamma mia.
Ovviamente facciamo passare prima l'ambulanza perché altrimenti l'automedica rallenterebbe la corsa in ospedale. Bene. Qui il traffico si è congestionato ancora di più. Ve l'avevo detto che mandare i carabinieri non era una cosa bellissima, appunto. È segnalata un'ennesima rissa in corso, signori. È vicino al tribunale, in questo caso muoviamo la pedata per forza, chiamiamo una pattuglia via radio, anzi. Dato che qua dietro facciamo accorrere i carabinieri. Facciamo accorrere i carabinieri al tribunale. Sta rispondendo appunto alla 159, questa è la loro emergenza. Boh, tutto vostro, in caserma. E noi invece davanti al tribunale. Bene, signori, io credo che l'episodio possa finire qua. Anche perché appunto devo risolvere giusto due problemi tecnici che mi sono capitati ora. Queste delle auto sinceramente non si possono rimuovere, quindi chi se ne frega. Rimarranno qua, però quello del traffico adesso farò i miei trucchetti per appunto ristabilire la situazione. Questa era la 113 Submod, io sono Duet Folle. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, tanto vado a salvare, condividete, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, attivate la campanellina per delle notifiche in modo che appunto così sapete se è stato caricato un video, perché magari non vi arriva la notifica oppure ve la perdete. In questo modo, attivando la campanellina, come carichiamo il video, vi arriva sicuramente un avviso e quindi potrete venire a vederlo. Vi ricordo inoltre che abbiamo una pagina Facebook, appunto la pagina dei due semplici ragazzi, trovate il link in descrizione, trovate il link della submod in descrizione e io vi do appuntamento al prossimo video. Adesso mi sono impappinato perché... Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!